Buongiorno, entro in cucina e trovo lui, chef Ferio, buongiorno, già pronto buongiorno, all'opera. Buongiorno Mariù, buongiorno a tutti voi. Chef, cosa stai preparando? Mi sto anticipando un poco. Oggi sì, oggi faccio una bella cosa per adulti, bambini, nonne, una nonni, cosa zii. Che ci piace proprio tanto tanto quando c'è l'impasto del... Non brava, so, questo impasto sembra festa. Ecco, noi cuochi sappiamo fare anche l'impasto. Allora, che cosa sarà? Lo scopriamo insieme, dai, perché adesso insieme, vediamo dai. La ricetta e ve la leggo. Allora, oggi Chef Ferio preparerà per tutti noi un impasto per ogni sfizio. Esatto, quindi esatto, una ricetta sfiziosetta. Esatto. 800 grammi di farina tipo 00, poi 200 grammi di farina. Farina invece zero esatto, solo. 100 grammi di strutto, 20 sì. grammi di sale, 5 grammi di lievito, 500 ml di acqua, passata di pomodoro, non vedo lo zucchero, 20 grammi di zucchero. Anche 20 grammi di zucchero mettete nella ricetta, puntate anche quest'altro okay. segreto di Chef allora, Ferio. Che cos'è? Chef, che cos'è questo impasto per tutti gli sfizi? È un impasto che si faceva moltissimi anni fa, prima che iniziassero la guerra degli impasti, no? Sì. Come ben sai. Oggi per fare una pizza ci vuole l'arte anche per fare l'impasto della pizza. Ci vuole la formula chimica. Io non capisco perché ha messo la pizza le mie i vecchi rosticceri, i vecchi pasticceri di un tempo realizzavano tutto da questo impasto. Quindi tutto quello che trovavate nelle vetrine calde all'epoca era fatto con questo impasto. Buono, ma perché non dalle graffe, dai panini napoletani, dai ripieni, dalle pizzette, l'impasto, dalle graffe. Tutto impasto. Era un unico impasto, vedi? Ed era multifunzionale. Allora insegnaci a preparare questo impasto. Ho pensato di riproporlo anche perché quante volte a casa ci dicono mamma ho voglia di dolce, ho voglia di salato, ho voglia di pizza, ho voglia di chissà che. Posso fare i complimenti a tutte le donne che sono brave in cucina nel preparare gli impasti? Complimenti, perché questa è una dote, possiamo dire, talentuosa. Ma sì, non è di tutti. Ci vuole molta passione per fare l'impasto. Complimenti quindi anche a mamma mia. Soprattutto a mamma tua. Ma tutto l'amore e la passione che ci impieghi, chef. La mano la devi saper utilizzare. Non ci Messi, riesci a fare guarda, l'impasto. Ci stanno, oggi ci sono i robot. Metti l'impasto, metti gli ingredienti cosa. E gira non dappertutto. Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Come ti ricordavo prima, quindi per ogni sfizio. Sì. La pizza, vedi, morbida. Morbida, vedi com'è morbida. Digeribile. Dopo vi dico come realizzarla. La montanara, se ne è scesa un po', l'ho fatta prima. Vedi, bella. Mm-hmm. Pomodoro, fresco. Che profumo, pubblico. Il calzone, guarda. Questo, insomma. Oggi il mi ha accontentato, chef. E poi c'è la focaccia. Poi, no, ti non ricordi è... un tempo, forse tu? Ti ricordi sicuramente. Questa è la focaccia. La pizzetta con zucchero, te la ricordi? La pizzetta con zucchero. Sì, sì. Zucchero. E ci vorrebbe un po' di ricotta. Olio extravergine, lo ricordi? Un po' di ricotta, sì, sì. Quindi questa è la pizzella con... era il pane e zucchero dei ricchi, questo qua. Oppure perché, potevi mettere anche semplicemente un po' di origano e sale. Sì, perché anche, c'era bisogno dello strutto. Senti, del chef, e poi abbiamo anche la graffetta. La classica graffetta. Guarda com'è morbida, vedi? E abbiamo inserito lo zucchero. Ora... zucchero e un po' di cannella. Come realizziamo con tutto questo? Con tutti questi... profumi esaltanti, mi sta avendo un appetito in questo momento. Ci devi dire il segreto, però. Il segreto è semplicissimo. Per preparare bene questo impasto a casa. Vi voglio far vedere, prima che incominciamo, l'impasto terminato. Deve essere bello lucido ed elastico. Vedi? Insomma, l'impasto non si sfalda, vedi? Non deve avere bisogno neanche della farina. Bravissima, vedi? Questo lo sai benissimo, perché con il nostro amico Lionello lo sai benissimo. Semplicissimo, inserire tutti gli ingredienti contemporaneamente. Quindi 800 grammi di farina tipo 00, sì. 200 grammi di farina 0, mescoliamo, serve per dare forza e elasticità all'impasto. Quella tipo 0. Esatto. 100 grammi di strutto o di olio di semi, ok? L'importante è che siano grassi vegetali. Poi... sale, 20 grammi. Zucchero. Il lievito ancora non e grossa. Alla fine, altrimenti il lievito col sale muore. Sì. Alla fine gli inseriamo il lievito. Quindi in questo caso con te inseriamo alla fine il lievito. Esatto. Allora proviamo anche quest'altra metodologia. Io proverò a preparare questo impasto. Questo è un impasto veloce. Dico...
giro un'ora, abbiamo questo risultato. Sicuramente non sarà leggerissimo come però, chef, il le lievito, pizze lievitate però, a lievitazione. Lo sciogo con un po' d'acqua. Sempre con un con po' d'acqua. Con un po' d'acqua aggiungiamo nell'impasto. Quindi in questo caso con Chef Ferio utilizziamo il lievito alla fine. Vediamo come ci troviamo. Lavoriamo per quanto sì, tempo sì, anche perché questo... L'importante è che diventi lucido così. E si toglie dalla bacinella in cui lo scioglie. Senza farina. Senza farina. Vieni, allora provate anche voi a vuoi preparare l'impasto di Chef Ferio. No, chef, perché mi devi mettere in imbarazzo a preparare questa pizza? Dai, no, chef, no, ti prego, no. Ho fatto anche i perditempo, te li ricordi? Perditempo. Sì. Perditempo, rucola. Sì. Guarda, rughetta, perditempo. Viene qualcuno. Ah, ci mettiamo anche un po'. Esatto, con un solo impasto. Un po' di una fettina di prosciutto crudo e due scagliette di parmigiano. Bacon, un po' di parmigiano, guarda. O anche qualche scaglietta, un po' di prosciutto crudo. Pensa, o anche un po' di speck, un pomodorino, un datterino. E secondo me è buonissima. Arrivano gli ospiti con i bambini a carico. E questo è uno stuzzichino. Con un unico impasto, mentre il tempo dell'aperitivo, un unico impasto, realizzi le gaffette per i bambini. Tutto questo ben di Dio. Allora, questa è l'idea che Chef Ferio oggi vi regala, pubblico di Mattina 9. Vi ha regalato ovviamente anche i segreti che dovrete ovviamente tenere bene a mente quando poi sarete voi protagonisti nella preparazione di questo impasto sfizio da preparare ovviamente ogni qualvolta vorrete. È facile, gli ingredienti ovviamente sono facilmente reperibili perché li avete sicuramente in casa. Il segreto ve l'ho detto appunto Chef Ferio, la procedura di come inserire i vari prodotti. È un impasto molto elementare, quindi con una lievitazione molto veloce. Sì. Ma ovviamente ecco, infatti abbiamo detto serve per farti 5, passare 5 lo sfizio, impasto per ogni sfizio. Sicuramente è non importante, è un impasto molto importante. È importante il piano di lavorazione perché tu hai utilizzato... Ma guarda, ho un banco d'acciaio, ho un bel marmo se ce l'abbiamo. Noi purtroppo in cucina non lo possiamo tenere più. Quindi dobbiamo lavorare su un piano omogeneo, e poi dopo le inseriamo esatto. In un contenitore. Guarda, noi abbiamo fatto la marinara, che vogliamo fare? Vogliamo fare la margherita? Sì, facciamo con una la margherita. Scamorza. Sì, facciamo ecco un po' di questa. Questa è la marinara, abbiamo inserito l'aglio, l'origano, abbiamo inserito qualche le olive taggiasche che abbiamo comprato la settimana scorsa, ti ricordi? E adesso invece inseriamo, facciamo una specie di margheritina. Quanto tempo lo lasciamo nel forno? Guarda, giusto 10 minuti. Un altro segreto sì che vi voglio raccontare. Sì, 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 racconta segreti, chef. Prima di infornarla, che si fa? La irroriamo con olio di semi abbondante, sui bordi solamente. Ma sulla... Non ti faccio vedere. Sull'impasto o sulla... Sull'impasto. Io so, tu hai inserito anche, non so se avete notato, sicuramente la regia di Giada De Gregorio ve l'ha mostrato, ve lo ha mostrato, quindi se siete furbi guarda e avete rubato con gli occhi, avete notato che la base della pizza ovviamente era ricoperta di strutto. Eh sì. Quindi vedi, molto non mancate olio di semi in questo passaggio. Poi olio di non semi, non vi preoccupate, non è olio che lo, no, olio di semi lo assorbirà. Ve lo garantisco. Ai bordi l'hai inserito? Guarda, sì, inforniamo. Quindi avete avuto modo di vedere serve in che maniera Chef Ferio ha preparato questa serviva pizza? Serviva quest'olio di semi un tempo per renderle di nuovo belle al momento dell'acquisto, no? Queste qua le venivano fatte presto la mattina, poi a un certo punto diventavano secche, fredde. E allora? Con il segreto dell'olio, quando la vai a riscaldare diventa un'altra volta friabile e fragante. Ah, vedi? Quindi però attenzione, l'olio di semi deve essere, esatto, non l'olio extravergine, perché magari con l'olio extravergine mentre ti appesantisce. Mentre con la pizzella, mi ricordo che se andavo a casa dalla nonna 10 minuti erano pronte le frittelle con lo zucchero. Assurdo. Che non bello so questo come impasto, faceva. Chef. Complimenti, complimenti. Allora, intanto, questi sfizi potete prepararli voi a casa, ma anche recarvi al ristorante di Chef Ferio. Anche le pizzette. No, le pizzette, vabbè, no. Andate lì e assaggiate qualche altro ingrediente, qualche altro menù, mangiando sul serio. Si trova a Nola, due passi a Vulcano Buono. Potete già cominciare a prenotare per questo prossimo weekend, ma soprattutto per San Valentino. Eh sì, affrettatevi. Perché già stanno arrivando le richieste, quindi se volete stare... belli in silenzio, romantici, dire bacini, fare un bel regalo, eccetera. Andate da abbiamo Chef fatto Ferio di più, abbiamo fatto due menù, abbiamo provveduto per l'uomo e per la donna, esatto, perché ovviamente anche là non ci troviamo uomini e donne, assolutamente, ma perché? Anche per dare la possibilità, non è vero, non è vero, di spaziare in più sapori, non è vero, di divertirsi di più. Guarda,
la frittella fritta che si faceva un tempo. Ok. Gli straccetti, semplicissimi da realizzare. Guarda, si stende. Ovviamente la pizzella fritta si mangia calda, in realtà tutte le pizze mi piace mangiarle calde. Ma già vedo tutti quanti, non c'è mai stata tanta affluenza di, sì, nello studio. Sì, dietro alle telecamere. Ci sta. Tutti. Tutti qui ad assaggiare. Pronti? Vedi, straccetto. Allora, avete la possibilità comunque di spaziare... Oggi mi sono divertito, lo sai. ...con gli ingredienti. Ovviamente il minimo comune denominatore è la preparazione di questo impasto. Vi abbiamo dato gli ingredienti. Ovviamente Chef Ferio vi ha dato anche la procedura per cui lui utilizza alla fine il lievito per realizzare un impasto comunque elastico, friabile, veloce. Buono, veloce, da proporre ai vostri commensali. Ovviamente se solamente in questo momento vi state sintonizzando su Canale 97 Cold e state vedendo Mariu e Chef Ferio siamo all'opera. Siamo noi quelli che oggi hanno preparato l'impasto per tutti gli sfizi. Andate sulla nostra pagina di Mattina 9, cliccate un like e ovviamente vi rivedrete tutti i momenti detti da Chef Ferio. Quindi mettere prima la fine a doppio zero, poi quella a zero, ma non mi ricordo in questo preciso istante. Tutte insieme, gira. Però la pizza nel frattempo, vai, gira, no, la pizza, chef, gira la pizza, gira. Vai, salutiamo così. Sono sempre, sbaglio sempre proprio nella lavorazione. Vai, c'è una vai. Parte più sottile e una parte più portalo doppia. Nel camerino e eserciti. Va bene, ok. Chef, tu continui a preparare perché dopo assaggiamo. Io ringrazio te, ringrazio il pubblico di Mattina 9. Adesso posa la domani pizza, questa l'ho fatta io. Ci vediamo domani con Chef Ferio. Adesso raggiungo te, Claudio, per i saluti. Grazie. Bellissima. Chef. Ciao, grazie. Brava.